Buongiorno, sempre in diretta dal campo sportivo comunale di Roccaraso, la prima presentazione ufficiale dell'US Avellino con Alessandro Mastalli che è già pronto ai nostri microfoni per rispondere alle nostre domande. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a tutti. Cogliamo l'occasione per darti nuovamente il benvenuto. Sei stato il primo colpo ufficiale dell'Avellino, ti chiedo le prime impressioni innanzitutto e poi se ci vuoi raccontare un po' la trattativa che ti ha portato ad Avellino, grazie. No, sicuramente è stata una trattativa molto, molto bella, neanche impegnativa, perché dal primo momento che mi hanno chiamato ne sono stato onorato di questa chiamata e mi è piaciuto subito anche l'ambiente e l'impressione che mi ha fatto la società, quindi mi volevano a tutti i costi, tra l'altro era anche qualche anno fa che mi voleva Avellino, quindi appena è arrivata la chiamata sono stato felicissimo e non potevo rifiutare una chiamata del genere. Quella di Avellino potrebbe essere la stagione del definitivo rilancio dopo gli ultimi mesi problematici, è una stagione importante per lei? Sì, sicuramente, infatti come per rilanciarmi non potevo scegliere di meglio, quindi spero che vada come deve andare, sarà una stagione importante, impegnativa soprattutto e speriamo bene. Indipendentemente se a centrocampo si giocherà a 3, a 4, Mastalli dove preferisce esprimersi? Ma io do completa disposizione al mister, quindi se mi vuole mettere mezzala, mediano, trequartista non ho problemi, quindi a seconda di dove ha bisogno e ovviamente. Dove preferisci? Dove preferisco mezzala, se devo scegliere esattamente mezzala. Alessandro, dal punto di vista del gruppo la squadra si è rinforzata non solo col tuo arrivo ma sono arrivati anche elementi di esperienza, Mignanelli, Sbraga, insomma, Scognamiglio, qual è l'impatto, che sensazione hai di squadra, come sta nascendo? No, l'impatto è stato super positivo, devo dire che come gruppo è fantastico, è stato un impatto veramente importante anche perché si conoscono bene e sono prima di tutto amici fuori ma anche in campo, quindi si ride, si scherza, ma quando c'è da lavorare si lavora e quindi mi sto e penso di trovarmi alla grande. Ciao Alessandro, ecco, stiamo vedendo il mister provare molto il 4-3-1-2, ti vedresti anche magari come trequartista oppure un ruolo che preferisci non fare? No, no, sì, sicuramente sì, ma come ho detto prima io sono a completa disposizione, se ce n'è bisogno io non ho nessun tipo di problema, quindi ci ho già giocato anche alla tre quarti, però se devo scegliere, come ho detto anche prima, scelgo la mezzala. Da Castellammare ad Avellino, da una piazza calda, un'altra piazza calda, ambiziosa, con una società che naturalmente vuole fare meglio dello scorso anno quando la squadra si è fermata in semifinale playoff. Guardando questo gruppo, guardando anche i concorrenti, come collochi l'Avellino? Beh, bella domanda, non vorrei dire nulla, però come sto vedendo adesso il gruppo e penso può dare tanto, può arrivare anche fino in fondo, perché se si vincono i campionati non è detto che la squadra deve essere la più forte, ma ci deve essere il gruppo. Quindi da quel punto di vista ad oggi il gruppo è fantastico, quindi possiamo fare davvero molto bene. Quando l'ex capitano del Milan Primavera vede tanti suoi amici, insomma compagni che hanno in questi giorni anche conquistato trofei importanti, importantissimi, che cosa prova? Un po' di amarezza o voglia comunque di poter ancora arrivare in alto? No, voglia di poter arrivare in alto, sono felicissimo per loro perché li ho conosciuti, sono veramente dei ragazzi eccezionali e quindi se sono arrivati fino là e hanno vinto l'Europeo perché se lo sono meritati da quando giocavamo insieme fino adesso, quindi diciamo il mio obiettivo è quello di poter arrivare a vincere un Europeo e arrivare quanto dove sono arrivati loro, quindi l'obiettivo mio è quello lì.
Ecco Alessandro, ti chiedo se conoscevi già qualcuno di questo gruppo, se li hai sentiti in fase di trattativa magari, e poi siccome abbiamo visto un mister Braglia molto sereno in questi giorni, se ti ha già parlato, insomma se ti ha già chiesto quello che vorrebbe da te anche dal punto di vista magari caratteriale, visto che sei uno che ha vestito quasi sempre la fascia di capitano sia nella primavera del Milan sia nella Juve Stabia anche in età molto giovane. Come ragazzi più o meno li conoscevo tutti, ma dal punto di vista in campo, perché alla fine giocandoci contro i nomi li conoscevo. Uno in particolare è Beppe, che lo chiamate la Ruspa, e so, e so il motivo. Comunque lo conoscevo già, non ci avevo mai giocato assieme, ma sempre contro anche nei settori giovanili. E per quanto riguarda il mister, no, non mi ha ancora parlato, lui parla un po' con tutti, ma per il momento, come hai detto tu, è sereno e tranquillo e sta provando quello che ha in mente di portare fino in fondo. Prima si parlava del gruppo, all'interno di questa compagnia c'è qualche compagno di squadra che già sta emergendo, è il capo fila di qualche scherzo, qualche aneddoto particolare, in un ritiro che comunque è stancante sotto tanti punti di vista? No, devo dire che un gruppo così non l'avevo mai trovato, quindi sono tutti simpatici, scherzano tutti ed è bello perché non offendono mai, ma è sempre uno scherzo continuo e ti trovi bene. Se ti devo fare due nomi che mi hanno detto subito di stare lontano, sono Simone Ciancio e Beppe, che vanno in coppia, quindi ho già visto anche qualche video, quindi immagino, mi hanno detto subito stacci lontano, però sono veramente fantastici. Dal punto di vista personale, fisicamente come stai? Come sta andando in questi primi giorni la risposta ai carichi di lavoro? No, fisicamente sto molto bene e di questo ne sono contento. Ovviamente mi manca il ritmo col pallone, che sto andando un po' più in difficoltà, ma giorno dopo giorno sto migliorando, quindi vuol dire che il lavoro che ho fatto anche a casa dopo gli infortuni ne è valsa la pena, quindi mi sta dando una mano e sto migliorando di continuo. Ecco, già domani si comincia con le amichevoli, arriva il Napoli primavera, poi il 1 di agosto si va a Campobasso, poi il 4 a Frosinone, quindi test già molto impegnativi, l'8 poi c'è la Ternana nella prima uscita ufficiale. Quanto vi aiuta magari affrontare avversari di questo genere? Sicuramente ci aiuta tanto, anche perché alla fine la domenica bisogna correre col pallone, quindi più fai partite, più prendi ritmo e più arrivi alla competizione che sei pronto e puoi dare il massimo. In questo Avellino sono arrivati altri giocatori che sotto il profilo del gioco aereo potrebbero essere determinanti. Quanto potrà essere invece fondamentale il piede di Mastalli proprio per sfruttare situazioni da calcio da fermo che possono essere anche decisive? L'episodio molto spesso in Serie C fa la differenza. Io spero di essere sempre decisivo, me lo auguro con tutto il cuore, quindi già il fatto che comunque siamo un buon gruppo, questo vuol dire tanto e anche per ogni singolo può dare qualcosa in più che serve alla squadra, quindi se siamo tutti uniti siamo tutti importanti ed è la cosa più bella. Bene, non ci sono altre domande dei colleghi, mi sembra di capire. Allora noi ci fermiamo, ringraziamo innanzitutto Alessandro Mastalli, in bocca al lupo per la stagione. Grazie ovviamente. A voi e viva il lupo. Noi ci fermiamo qualche minuto, andiamo in pubblicità e poi torniamo con il collegamento anche dallo studio per analizzare questo quarto giorno di lavoro dell'Avellino.